Only my parents know that I, or knew that I designed that character. Only my parents know. My name is Deborah Nadulin. And in that jacket, and in the hat, and in the trousers, and in the shirt, and in the boots, my label doesn't exist. I don't have a label. There's nothing. And if I went back, and I have gone back to Lucasfilm to look for the number one jacket from the number one film, because they made so many sequels, to find my jackets. How do I find my jackets with no label in them? So my point is that I didn't know that movie was going to be a hit. I just was doing my job. I was doing my job. And the movie that I designed for Steve Spielberg before Raiders of the Lost Ark was 1941, which was a huge flop. So he said, we're going to do Raiders of the Lost Ark. I said, Raiders of the Lost what? I said, okay, whatever, send me the script. And then I was working on An American Werewolf in London, and then the movie came out, and I was already working on this. And this is a story that my colleagues know also. We just work. We just work. And we always work, more or less, except with Terrence Malick. apparently, except with Terrence Malick. we work using the same process. We read a script. We have discussions. That's how it normally works. We do research. So what happened to Indiana Jones? Indiana Jones became mythological. He became an icon. And it would be natural to ask me, oh, you must have known. You knew. I didn't know. You did it in a certain way. I had no idea. You had some control over it? No. It's the audience who creates the icons. The audience creates the mythology. Because the audience has to fall in love. The audience has to fall madly in love. Like a coup de foudre. You know, you look and you take it away. And that really, that has to do with me, but it really has to do with the screenplay, Harrison Ford, the production designer, the cinematographer, the script, the moment in time, too. So we all have the power to create mythology, but we do it with everyone, including the audience. Does that make sense? That's a lot. So we are there. We also go for the audience. Now, adesso una domanda per Carlo Pozzoli. Sì. Questa è una parte complicata. Questa nuova mitologia passa attraverso il grande e il piccolo schermo. Tu lavori sia con grandi produzioni cinematografiche che su grandi produzioni televisive, no? Qual è la differenza tra lavorare per il cinema o lavorare per la televisione di questi dimensioni? Allora, dipende come si prendono le cose. Di solito uno pensa che la televisione deve lavorare meno perché lo schermo è piccolo. Invece non funziona. Cioè, tutto quello che vedi sul grande schermo viene quintuplicato. Invece quando pensi di lavorare per la televisione, sai, lo schermo più di quello non può essere 35 pollici, può vedere qualche altra cosa, però tutto non ha bisogno di grandi dettagli. Invece non è vero, perché per esempio io faccio lavoro nel cinema così come lavoro per la televisione, cioè non c'ho questa grande differenza. La passione che metto per fare un progetto televisivo, a volte mi dicevo che chiudo gli occhi, perché appunto per esempio le comparse ne vedi molte meno, non vedi dei dettagli, poi la televisione soprattutto punta ad avere sempre dei grandi close-up e non vedi mai le scene grandi perché perdi chiaramente la definizione, no?
Però nel lavoro che faccio, lo faccio con la stessa passione, lo stesso gli stessi dettagli, sia per il cinema che per la televisione. E poi dipende dai registi anche, eh? Che per esempio, sai, con Paolo Sorrentino non c'è differenza, o fai televisione o fai grande schermo, cioè il processo è identico, cioè non c'è una diminuzione oppure a buttare via solo perché è un prodotto televisivo. Cioè si tiene sempre a dettagli, si tiene sempre a fare un lavoro che avresti fatto, anche perché poi il lavoro sui personaggi è identico, non è? Capito? Cioè cambia soltanto il formato, quello è. Invece adesso a Daniela, tutti notano subito i costumi fantasy e storici, i film di fantascienza, eccetera, ma il costume contemporaneo è molto importante lo stesso, soprattutto quando è legato alla caratterizzazione di personaggi storici contemporanei, per esempio il Divo, o Giulio Andreotti, l'hai fatto tu allora. Sì. Perché è così importante? Come è difficile anche lavorare con costumi contemporanei? Allora, una cosa che mi ha sempre fatto molto sorridere è che io nasco professionalmente nell'86 a teatro, il mio primo spettacolo, e ho lavorato per tanti anni a teatro, quindi ovviamente sull'epoca. Poi ovviamente ho cominciato a fare cinema e nonostante abbia studiato con Tosi, quindi comunque l'epoca, poi sono stata conosciuta in qualche modo sul contemporaneo, e che l'ho trovato una cosa molto divertente perché alla fine è una roba che ho imparato strada facendo. Secondo me la modalità di lavoro è la stessa, nel senso è comunque forse più difficile lavorare su un film di ambientazione contemporanea perché non hai la distanza storica. Devi evitare i label, devi evitare di creare, di fare moda, anche se poi in qualche modo la fai, perché sulla grande bellezza mi è successo di tutto, no? Imprenditori inglesi che mi scrivono di curargli l'immagine, oppure io gli ho sempre detto: guarda, io non faccio moda, cioè, io non so, non è questo il mio lavoro. Per cui poi li ho mandati alle case che avevano realizzato delle cose che avevo creato per Jepp, per creare il personaggio di Jepp. Per cui secondo me in qualche modo è più difficile lavorare sul contemporaneo, perché devi comunque lavorare sull'anima. Il costume è per me restituire la mia battaglia personale su ogni masterclass, su ogni workshop, è restituire un'anima, una dignità a questo lavoro, dove comunque il personaggio, cioè il nostro lavoro è restituire un'anima, un carattere, prima che l'attore parla deve essere visto e deve essere riconosciuto, quindi questo per me è la cosa importante. E farlo sull'epoca forse in qualche modo è più semplice. Molto più semplice. Perché nessuno ne capisce niente, al di là di noi probabilmente. E poi soprattutto c'hai la sartoria che è quella, le scarpe le fai là e non devi andare in giro. Mentre sul contemporaneo tu devi comunque studiare quello che c'è intorno a te, per restituire dei caratteri corretti, credibili, ma finti. Cioè una realtà creata da noi, che però deve funzionare. Quindi sull'oggi, farlo sull'oggi è molto più difficile. Il Divo nello specifico aveva tante epoche, perché è una realtà vicina a noi come periodo storico, anche se già epoca. Perché ovviamente già epoca, per cui c'era questa dimensione a metà tra l'epoca e il contemporaneo. Bene, grazie. Un'ultima domanda da me, dopo potete cominciare voi con Eva. Allora Eva, negli ultimi anni in Italia si assiste ad un'interessante produzione di fiction e miniserie, a molte delle quanti tu hai lavorato anche, no? Sì. È un fenomeno positivo per quelli più giovani costume designer? Che ci sono delle serie TV, c'è una differenza? Dunque, adesso i vari broadcast che ci sono ovviamente permettono una maggiore differenziazione di prodotto e una fascia di prodotto ovviamente per un'audience. E intanto volevo dire che come i miei colleghi
Io ho iniziato con gli autori, cioè Emanuele Crialese, Solli, Marengo, ho fatto molti film opera prima, per esempio, anche seconda e terza, però la televisione in questi anni mi ha dato grandi soddisfazioni perché c'è un impatto diretto, chiaramente, e soprattutto c'è la possibilità di avere uno sviluppo in un tempo maggiore di girato, per cui i personaggi prendono una dimensione che in qualche modo quasi ti sfugge di mano, cioè nel senso che tu inizi con un percorso che può diventare molto altro. E questa è una mia attitudine, ma insomma penso che alcuni la possano condividere. Io adoro fare del personaggio una specie di patterns all'interno di un background, cioè io non scelgo mai il protagonista, ma per me il protagonista sta in mezzo alla gente. Se parliamo d'epoca, se parliamo di contemporaneo, è uguale. Cioè per me è importante che escano fuori gli outfit da quello che è il personaggio, come questo personaggio in qualche modo si veste, viene dalla vera vita, cioè dove andrebbe a comprare. Vi faccio l'esempio di Respiro. Valeria Golino era una persona che viveva in questa piccola isola del sud e praticamente aveva la possibilità di prendere solamente delle cose che trovava nei mercati rionali, dove c'era praticamente una cosa da modificare. E ho studiato molto, per esempio, gli underwear, cioè come loro costruivano anche l'idea di queste cose trovate e rimodificate e riciclate e riusate più volte da vari personaggi. A volte puoi vedere una cosa addosso uno e poi dopo è stata prestata a un altro. E questo io lo trovo interessante perché non ti fa diventare così ossessionato dal main actor, ma sono tutti importanti. Background come i primi ruoli. Grazie. Comincio con una domanda io e poi passo allora io I've been waiting for this for 2 days. Like you're talking about Indiana Jones, yeah? Okay, what do you want to know? I want to know, everybody knows the red jacket that Michael Jackson wore Thriller. Does anybody not know that? No. How did you choose it? Okay, now listen. I told you when we were having coffee that I didn't choose it. Is that correct? What did I do? I designed it. Right? I didn't choose it. I didn't go to the mall. I didn't go to the store. I didn't go downtown. I said, it looked like it came from a futuristics shop. I didn't look in the window and I said, that's it. That's the one. Yeah. No, I mean, I think everyone here knows that it's so long ago. It's like archaeology. It's so long ago. But we made Thriller. It was it was the first MTV Awards. Mm. The very first MTV Awards. I'm so old. It was the first MTV Awards, and we made Thriller. We had a script. My husband wrote the script, right? Wrote a script and we made a little movie, a 15-minute movie. So how did Michael Jackson react when he saw the jacket? Did he like it? No, he didn't see the jacket. Yes. I didn't choose the jacket. No, but you designed it. He must have been like, oh, I love this jacket. Yeah, of course he said I love this jacket. But wait, there's more. So, no. I mean, the truth is that I read the script, except for Terrence Malick. I read the script. I talked to the director, who I happened to be sleeping with. Right? I read the script and discussed the costumes. Michael was making an album, and he was available at midnight to see me. So at midnight, I'm sorry about my back. Midnight, I went. I had two little children. Maybe I had one little child. And I went and I slept on the sofa and the receptionist woke me up. And he said, Deborah, Michael will see you now.
and I brought him sketches. And that's what we do. I brought him sketches, I brought him a mood board. It was the 80s, we had big shoulders. And you know, the funny thing is, a lot of what we do is we design has a lot to do with what something cannot be. So it's like, I don't know if this is too complicated, but look, the jacket couldn't be black, right? Mm-hmm. It all took place at night. It really couldn't be white. That would have been a huge mistake. Yellow is not so good with anybody's skin color. Neither is green. And really, it was like a Halloween thing with zombies. And I came up with red, and red, it just made sense, right? And then now, not at the time, I wasn't conscious of it at the time. Is this too much? No. Is this too much? Oh, no, I'll just riff. I'm just going to riff. So at the time, I really didn't think about it. But now that I'm all gray, and in retrospect, I really think he looks like an X-Men. He looks like a superhero, doesn't he? I mean, he's got this body. Didn't have a body. Had no body. He was like a skinny little guy. Yeah, he was tiny. So I built him a body. He had to look like a man. He had the Ola Ray was a playmate. She was a playmate. And so he had to have like a sex appeal. And Michael was this big. So I built him up. That's what we would do. You gave him shoulders. It was the 80s. So I gave him shoulders. Then it was dark in the alley. I went to see the choreography. The choreography was all in this V, you know? So I went to the rehearsals and I put this big V on him to make him bigger. Right. And it was really, it's an exercise in design, but it does sound really simple when I explain it. And then in retrospect, I'm thinking, gee, he really looks like an X-Men. He really looks like a superhero. It gave him presence, and he was really is small. That when a costume gets out of the movie, or in this case, a music video clip, then yeah. Kind of became trendy. That became like a trend. Yeah, but it's, you know, Michael Jackson's like the X factor. I mean, he was a genius. I don't know how all of you feel about him, but I saw him at Madison Square Garden in New York, and it was, I'm so sorry, everybody. I apologize for taking so much time. I'm so sorry. But when we're working with film actors, you know, you never know how it's gonna be. You have no idea, because movies are made in the editing room. So we're sometimes just as surprised, right? Yes. Sometimes we think it's going to be shit. Don't print that. and then it turns out to be a classic. Yes. But you changed the look of Michael Jackson, because usually he didn't put backwards. He put backwards and chains. I'm in the middle of a story. So the point here is, socks. The point is, I went to Madison Square Garden, and I had already been working a long time, and I saw Michael on stage with 50,000 people. And there were 100 people on stage, and I just looked at him. And everybody in that auditorium was looking at him. And that was his genius. So as much as I'd like to take credit for the jacket, and I do, and I really did design it, but it was a Michael Jackson. And I feel that, you know, when we work with these great artists, especially stage artists, it's really something beyond. And again, and I go back to what I said before, it's a relationship between the artist and the audience. And we can do a great job, but it takes a lot for the audience to fall in love. Thank you. Yeah. Questions? Yeah, sorry. Hello, I'm Benigna from Germany.
And I would like to know, you are all creative artists, and you would like to do your own artwork, but how big is the influence from the art director? How often you have to change your mind, or you have to make a compromise? So it's just a little bit, because how much it's depends on everybody. Your own creator, you know, you are a designer, mm-hmm. but you have to work together with the other director. So this relation, how it works. Speak in Italian. In genere il regista ha delle idee che sono anche molto, diciamo, interessanti, perché blindano una creatività a seconda delle esigenze dello script e soprattutto di come lui le vuole girare. Ma quello che a volte noi facciamo è cambiare più che l'immagine e più l'immaginazione del personaggio e renderle possibili per le scene che vanno a realizzarsi, nel senso, se deve passare attraverso il fuoco, l'acqua, cioè le esigenze che sono creative all'inizio poi diventano pratiche, e questi sono dei blindati che però sicuramente sono anche utili per poter focalizzare e rendere credibile tutto il fine della storia. L'attore, per quanto mi riguarda, è il mio primo referente. Per me è importantissimo fare quello che diceva Deborah, cioè modificare un corpo in funzione di un character. Cioè, tu devi rendere quell'attore dentro quell'abito. Cioè, sempre nel film che vi dicevo di Crianese, Respiro, l'attore mi chiede, e per me è fondamentale avere una relazione forte con gli attori, mi chiede le scarpe molto prima per poter camminare in quelle scarpe, per potersele fare sue. E questo per me è un blindato molto interessante. Sì, infatti, oltre che, volevo aggiungere, oltre che a discutere con il regista, a me è capitato anche di fare grandi creazioni con il regista, di parlare del carattere del personaggio, tu lo dissi così, poi arriva l'attore, soprattutto se sono dei grandi attori, che hanno un'idea completamente diversa, no? E quindi si può ricominciare tutto da capo. Io ho avuto esperienze, tipo con Anthony Hopkins, per un film, la storia, dove lui non poteva venire alle prove prima, quindi arrivò all'ultimo momento. Allora gli studios mi chiedono, diciamo, fai delle fotografie su una comparsa, perché così gli facciamo vedere, oltre i disegni che avevamo mandato, fare le foto sulla comparsa, perché sai, lui arriva, deve girare subito, e quindi ha bisogno di vedere subito che cosa gli dosserà. Così evitiamo di perdere tempo. E io facevo, no, guardate, è sbagliato il concetto, che se l'attore vede una cosa addosso un altro, cosa, e arriva e c'ha completamente un'altra idea, allora sono grandi problemi. E infatti accade questo, arrivò a Hopkins, allora loro mi hanno fatto fare le foto, perché è meglio vestirlo col pigiama, con il cappotto sopra, lui interpretava una specie di esorcista, si chiamava Durant, mi fa... mettiamo il cappello, mettiamo il pigiama perché non deve avere un senso di freddo, e allora mettiamogli sopra uno scialle, e insomma imbaccavamo questa povera comparsa per fare delle foto. E io continuavo a dire, aspettate sia il regista che i produttori, perché Hopkins arriverà con delle grandi idee e magari fa sì, ma me lo comincerò a fare così. Arrivò Hopkins, io stavo nel trailer con lui facendo delle foto, e dicevo, sai, il regista ha pensato questo, che sarebbe bello tu cominciassi questa scena con cappotto, sciarpa, cappello, cosa, anche i produttori sarebbero molto felici di vederti in questa scena. Mi dice, sai Carlo, io penso che questo personaggio è il personaggio di Udo. Il contrario. È completamente un personaggio che non ha bisogno di copertura. Cosa? No, ti dico, l'ho pensato, voglio farlo molto. Tenuto. Quindi si guarda, un'idea geniale. E infatti erano tutti fuori al trailer che mi aspettavano per avere la cosa. Io fra me e me finalmente è arrivata la vendetta per far capire a un regista,
che c'è un attore che deve interpretare. Cioè noi aiutiamo gli attori con le idee del regista, però poi c'è l'attore che deve dire la sua, giustamente, che deve sentirsi bene in quello che noi facciamo, però tante volte non ci sentono bene. Cioè noi aiutiamo a farli entrare i personaggi, però magari allora. Quindi andai fuori al trailer, disse ragazzi, con una bellissima notizia, Hopkins vuole girare nudo, nudo, con la scena nudo, non volle neanche il boxer sotto, perché dice noi mettiamo dei boxer, dice no, voglio stare nudo, come mamma l'aveva fatto. Eppure, prima di passare la prossima domanda, perché, I don't know whether you got this, Deborah, no, about Anthony Hopkins. Basically, you were saying a story about Anthony Hopkins, who initially kind of designed a whole very warm dress or costume with, and then he showed up and he said, no way, I'm just going to do it naked. So, and so he did. But, well, you told me a story earlier that was exactly the opposite. You're talking about Mia Farrow. That's right. Yes. Who, in this particular case, didn't want to wear certain costumes, and then what happened? Oh yeah, this was the story that Anthea Silver told. But you can tell this story, no, Sakis. No, no, you tell this story. Okay, well, Sakis just interviewed Anthea Silver. And Anthea Silver is a great designer. She designed Rosemary's Baby, right? So, Roman Polanski and Anthea worked together on the specific costumes for the movie. Mia Farrow shows up to the fitting. She goes through the clothes and she said, no, 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 no. I wouldn't wear this, I wouldn't wear this, I wouldn't wear this, I wouldn't wear this, I wouldn't wear this. I would never wear this. I wouldn't wear this. And Anthea said, well, let's go see Roman. And they went to see Roman and Mia said, I would never wear those clothes. And Roman said, you wouldn't. But Rosemary will. Yeah. That's the kind of director we love. Your character, yeah. Eva, introduce yourself and also the paper you work for. Hi, I'm Eva. Eva Hopkins, Dutch, writing for a newspaper and a magazine. I want to ask to you, Mrs. Landis. Nadulman Landis. Doctor. But since I think Italy, except of Hollywood and America, Italy is very important in this field, in cinema making, in filmmaking. Can you explain, or have you an idea why Italy is so doing so well in this field of the custom design? Gee, I would like to say, look around you. I mean, is it that easy? Only I think so. I think so. I mean, you live in beauty. I think so. I mean, yeah. I think so. I think that's it. It's the great tradition of the theater here, the Commedia dell'arte. Great tradition of fabrication, the best fabrication in the world. I mean, why wouldn't it? Why wouldn't it be Italy? I would say to you, why wouldn't it be? I mean, when we're looking at Tosi's work and revere it, not just me. So, I don't think so. And I don't think it's just the art, it's the storytelling. Whether it's Dante or you can draw a line from Dante to Fellini to now. So for me, it's the culture, and the culture is this culture of storytelling. So yeah, I'm not surprised by it. Yeah, I'm that's how I understand it. I'm influenced by this place and by the people who create here. Yeah. Can't do better. Eric Reagan with the Globe and Mail Canada newspaper. Question for Ms. Landis. On Raiders of the Lost Ark, when you were handed the script, yeah.
Did you know that Harrison Ford was going to play the part? You know the answer to that. I don't know the answer to that. You do know the answer. I don't know the answer to that. I mean, who knows the answer to that? Nobody? No, you know the answer. I don't know the answer. When you first were first handed the script, did you know it was Harrison Ford? And if it wasn't going to be him, would you design the costume in a different way? Oh, well, I thought that everybody knows the answer to that. No idea. Oh, my goodness, we're so old. No, it was Tom Selleck. Oh, I have no idea. Do you know who Tom Selleck is? Yeah, of course. Yeah. It was, no, I mean. About the same height, right? Is that a joke? No. In fact, Tom Selleck is so tall. Tom Selleck. Somebody said about Tom Selleck that when you look up, your brain goes to your panties. Yeah, Tom Selleck was super, super, super tall and gorgeous. And when he came to the office, all the women would lean over and sort of say, "Hi, Tom." No, it was going to be Tom Selleck, and then he got it. I thought you knew this. Doesn't everybody know this? Yeah, I made the costume for Tom Selleck. Steve Spielberg was very specific about what the clothes were. And those clothes are almost identical to a costume that Charlton Heston wore in two films, The Greatest Show on Earth and Lost Treasure of the Incas. And they were also adventure hero clothes from the 1940 serials. So I made them for Tom Selleck, who must be 6'6". Harrison's 6'1". And I have, if you can ever get a copy of my catalog, Hollywood Costume, in it I published Steven Spielberg's drawing, his own drawing that he made for me on drawing paper of what Indiana Jones looks like. And I published it. And it looks like something like a 10-year-old boy does, with the hat and the jacket and pants. Yeah, so no, it was always going to be Tom Selleck. And then 6 weeks before shooting, see, I take this as like, oh, everybody knows this. 6 weeks before shooting, we were told that Tom Selleck got a television series in Hawaii, Magnum P.I., and that ABC had picked up Magnum P.I., and we thought, oh shit, I have a costume and no actor. And then we were told Han Solo is gonna do it. Han Solo. We were so disappointed. Han Solo, he's no Tom Selleck. And then I had Tom Solo, you know, Han Solo came in. He was like, no, Harrison came in. And I had to make him a new costume, and then we went to England, and the rest is history. So my question back to you is, would it have been the same movie? Would it have been a hit? Would we be talking about it now? Never know. But then there would be no Magnum P.I. Now we have both. Maybe it would have been Harrison. Wouldn't have been. Sono Elena Puskaska e lavoro per Commersant, un quotidiano russo. E volevo chiedere Carlo e signora a proposito quali sono le particolarità di lavorare con un Paolo Sorrentino, perché tutti i suoi film sono parte di grande bellezza, è giovane Papa, è nuovo Papa anche, c'è la sfilata proprio. E poi so, perché Sorrentino ha anticipato che la battaglia tra due papi sarà proprio in questo campo, sì, del guardaroba. Sì, quello sì, quello sì. E come si fa questa battaglia? Intanto posso la parola. Vabbè, io ho lavorato con Paolo su Il Divo e La Grande Bellezza e poi su un corto sul rugby che fu un esperimento in bianco e nero, devo dire molto interessante, perché sperimentare il bianco e nero ti dà un gioco sui colori, no? Devi trovare quale tipologia di colori ti danno quel tipo di grigio, e con Paolo questo è stato tutto un esercizio che abbiamo fatto insieme, molto divertente.
Paolo sicuramente è un regista visionario, cioè uno che comunque ha una bella visione, una bella idea della messa in scena. Quindi noi sulla Grande Bellezza praticamente abbiamo ho fatto una presentazione a Paolo di tutti i personaggi, uno ad uno, facendo dei bozzetti e delle raccolte di immagini da montare insieme, di mood board, no? Per ognuno di loro, e anche per tutte le varie tipologie, per le varie feste, le varie situazioni, no? Attraverso le quali Jepp passava, perché in effetti Jepp si doveva staccare da tutto il mondo che lui raccontava del film, ma le realtà attraverso le quali passava erano tantissime. Ed è stato un lavorone sotto questo punto di vista, perché ovviamente abbiamo preparato tutte, ma tutte, non è saltata una neanche di figurazione, cioè sono passati tutti per la sartoria, abbiamo su ognuno di loro creato un personaggio, e questo su tutte le figurazioni di tutte le varie feste, di tutte le varie situazioni, dalla festa della terrazza, alla festa quella sul terrazzo di Jepp, la terrazza Martini, il matrimonio, piuttosto che la scena del chirurgo plastico, la situazione delle prostitute, tutte, nessuna esclusa, il bar di San Callisto, e anche lì praticamente ho fatto dei riferimenti a delle mostre di fotografia che per noi sono molto importanti, no? Sono sempre un nutrimento per la nostra immaginazione. E quindi niente, ho presentato a Paolo tutto questo e poi abbiamo lavorato su ogni singolo personaggio, quindi fatto le foto delle prove costume di ognuno di loro, attori, protagonisti, ruoli minori, figurazioni. Abbiamo scelto a tavolino tutte quante le situazioni e poi messe in scena. Ovviamente questo, detto così, sembra che ci voglia una vita, ma tutto questo avveniva mentre giravamo, per cui noi giravamo 11 settimane di notte e la mattina e durante il giorno preparavamo le prove costume, le sartorie, le sarte che cucivano a rotta di collo, e così è nato anche il mantello della Ferilli, perché a un certo punto io ho detto Paolo la voleva più nuda, ho detto sì, ma secondo me deve essere, no, anche un po' una favola, ci ritroviamo dentro Musei Capitolini di notte, cioè lei è un personaggio sempre fuori luogo, deve avere sempre qualcosa di sbagliato. E da lì venne questa idea, no? Del mantello alla Grimilde, per cui questa corsa corre da Bassetti che stava chiudendo, compra tessuti, prendi, e lì torna utile l'esperienza fatta in sartoria di sapere il tipo di materiale che ti serve per avere quel tipo di risultato. Che tipo di struttura devi mettere dentro per dare quella caduta ai tessuti, come va tagliato, perché come diceva Deborah, noi cambiamo i corpi con il nostro lavoro e in questo in qualche modo ci differenziamo molto dalla moda. Carlo. No, Daniela ha già detto un po', diciamo, come lavora con Paolo, quindi voglio ripetere, è comunque un regista che ti prende molto, perché è maniacale, non solo sugli attori, cioè riguarda fino all'ultima comparsa, perché si vuole vedere tutto. Vuole vedere tutto, vuole vedere una scarpa, vuole vedere un orecchino, vuole capire che quella giacca è così, cioè è veramente maniacale. E a me piace lavorare con lui perché fa parte di quella scuola, che diciamo è il mio cinema preferito. Io ho avuto la fortuna di fare questo film di Fellini come assistente di Maurizio Pignanotti. Fellini mi ha segnato la vita, ero giovane, cioè avevo anche 30 anni credo. E Fellini mi aveva cambiato la vita, perché proprio non ho capito cosa era il cinema, a parte che era stata sempre una passione, quindi poter lavorare con Fellini è stata per me una cosa che mi è rimasta talmente dentro che mi ha veramente formato, anche perché mi dà fortuna che dopo il film rimasi con lui circa 2 anni a fare un po' da segretario, perché abitavamo vicino, quindi mi chiamava di cosa da fare, cosa fare. Mi accompagnavano e ero felicissimo, anche se con molte difficoltà, perché per esempio con lui quando si andava in giro ogni tanto ti diceva fermati, magari c'era un traffico, mi ricordo che allora si poteva andare ancora a vedere il corso con la macchina, diceva fermati, io dicevo no, maestro, io poi l'ho sempre chiamato maestro, non so, ci chiamavo Federico,
No, ma insomma non mi posso fermare perché ci sono i tanti. Ti ho detto fermati. Allora mi devo accostare sul marciapiede, facendo, e magari cosa aveva visto? Aveva visto un barcone o una barcona che stanno passando e lui doveva analizzare tutto quello che portava addosso. E poi diceva, quando ti chiederò di fare un barcone, ecco come lo devi fare. Cioè, 5 buste di plastica, tutto questo sempre col traffico dietro, i clacson che suonavano, cioè, segnati, 5 buste di plastica, c'ha cioè, le cinture rosse, c'ha cioè, una parrucca sopra un'altra parrucca, cioè era talmente qua. Allora, e dopo finire ho avuto la fortuna di lavorare con Terry Gilliam, che è un altro regista che io adoro, con Terry ho fatto due film. E anche Terry è un altro visionario eccezionale, cioè anche con lui la creazione continua, è il cambiare, il fare, e chiaramente poi Paolo, e ho la fortuna di lavorare con Malik, di cui sono veramente innamorato perché mi ha dato proprio un senso di fare il cinema in un modo completamente diverso, della metamorfosi, cioè veramente eccezionale. Quindi diciamo sono stato molto fortunato con questo tipo di cinema, e grazie a loro tutti. Posso dire una cosa su questa cosa di, no, dell'ossessione di vedere le cose per strada? Quando abbiamo fatto La grande bellezza c'era la scena delle religioni, per cui ovviamente non erano ordini religiosi che puoi trovare così tranquillamente, ma abbiamo fatto ho fatto una documentazione infinita su tutte le possibilità che ci possono essere al mondo, presenti e passate. Poi con Paolo abbiamo scelto delle tipologie, ma gli ordini religiosi sono un'infinità, per cui avevamo tutti l'incubo che a Roma incontri suore, preti ogni anno, dice oddio non la fate vedere a Paolo, se no è finita, ce la viene da mettere sul set, perché poi alla fine è questo, no? Cioè scatta la ricerca visiva continua e costante, che è una roba molto interessante, infatti poi da lì sono usciti fuori degli ordini religiosi che non sono più attivi, ma che abbiamo in qualche modo ricreato, costruito, mischiato, resi credibili. Però c'era questa battuta sul set continuo, Dio non fate vedere la suora Paolo, aiuto, perché sennò ce la chiede. Pensa che sia in Young Pope che New Pope, degli ordini religiosi, perché chiaramente abbiamo dovuto inventare la certo. Perché non c'erano le suore giuste, perché le suore ormai vanno, io ho imparato delle cose stupende facendo queste due serie, perché praticamente andavo nei negozi dove si vendeva la biancheria per ecclesiastica ed ero sempre sconvolto perché ero l'idea delle suore un po' antica, della dell'Avino o della Colonia, che c'erano le abiti, le vesti lunghe, che portavano sempre il velo lungo e tutto. E invece andando in questi negozi, che sono tutti lì dietro al Pantheon, avevano sempre queste suore che erano in prova, davanti allo specchio, dove si guardavano se erano belle attillate, se era giusto, oppure se dovevano coprire un po' di più. E quella è stata una lezione, diciamo, che poi ho detto, guarda, allora praticamente si può fare qualsiasi ordine. Infatti il nostro, come si dice, il nostro mentore religioso, il nostro consulente, ha detto Carlo, sappi una cosa, che neanche il Papa sa quanti ordini religiosi esistono, perché tu ti puoi svegliare la mattina, così siamo in questa stanza, e possiamo creare l'ordine delle orzoline scalze e pezzi a piedi, insomma, dire. Veramente non c'è nessuna regola, quindi puoi fare quello che vuoi. Infatti a volte vedi delle forme che, di sì, queste suore, ma dice ma questa la devo vedere fuori, cioè con dei colori assurdi, fucsia, perché sei pure fucsia. Sì, anch'io con fucsia non lo vedi. Quindi siamo andati sul. È rimasto solo quel colore, quindi. Sì, era stato già creato tutto. Quindi soprattutto su quest'ultima serie ci siamo inventati un po' di tutto, siamo andati molto di fantasia. Quella scena tra l'altro delle suore che si cambiano e si guardano in tavolino sarebbe stata una scena bellissima anche per il film. Avresti dovuto dire. Avrete delle sorprese. Forse ci sarà. Altre domande?
altrimenti fa. Il costume, lo spido sì. Bianco di Jude Law. Quella è stata una cosa semplicissima, perché poi a parte che cioè, avere un attore del genere era un piacere, perché chiaramente quando qualsiasi cosa gli mette addosso lui è eccezionale. Ma lo spirito è stato molto semplice, perché ci trovavamo a Venezia dove erano 10 gradi sotto zero, ci trovavamo, perché sembra una scena estiva meravigliosa, e invece il povero Jude dovette andare a dire Jude, Paolo, quella del mare la sapeva, ma la cosa peggiore è stata a Londra, vedete nel film, dove a un certo punto, e faceva un freddo veramente almeno 15, dove Jude doveva indossare, che Paolo mi ha chiesto, ti metti questo nel bianco, Paolo, siamo a meno 15, c'era una nebbia spaventosa. Una nebbia spaventosa, e io non avevo il coraggio di andare a dire che doveva stare così, perché faceva, cioè non sapevamo più che metterci, giacconi, cose così. E insomma, a un certo punto, vado a Paolo, io non ho il coraggio di dirgli che deve stare in costume. Ma guarda, l'ho incontrato adesso, è tranquillissimo, gli ho detto metti il costume, quindi preparalo e fra poco ci diamo. Fantastico, vado da Giude nel camerino, dico a Giude, sai, mi dispiace, Gina, ma perché ti dispiace? Non sai questa scena che devi fare? Che cosa c'è di strano? Dici, sai che devi fare col costume? Col costume! Paolo, non ti ha detto che devi fare la scena col costume? Dice, non ha detto assolutamente niente, anzi, Paolo non l'ho proprio incontrato, quindi ho dovuto rompere il ghiaccio, spiegate la cosa. Perché quel bugiardo mi aveva mentito, però devo dire un grande professionista e l'ha fatto. E vi dico, è stato mezz'ora, mezzo nudo, con questa cosa così, cioè sono veramente. Ci sono degli attori così che sono eccezionali. È raro, è raro che un attore si presti così a far tutto, però l'ha fatto. Però avresti potuto dirgli non ti lamentare, perché Anthony Hopkins è andato in giro nudo. E ci sono altre domande? Sì, magari alla signora Cole. Signora Cole, volevo sapere come si veste la mafia, diciamo, all'appoggio. Allora, anche qui chiaramente il target è è legato a quello che Piff aveva considerato una specie di diciamo un limite, ma anche quello una cosa che creativamente poteva essere interessante, è giocare intorno a una mafia fatta di persone male assortite e dai personaggi che noi chiaramente costruivamo, perché chiaramente lì erano tutti personaggi veri, trovare in questa tragedia, perché insomma la storia della mafia di Solo d'Estate è una tragedia, qualche elemento di quotidianità, qualche puntata che rendesse appetibile la storia, perché poi a volte bisogna raccontare anche la storia nella sua insomma cruda, ma anche leggibile. Allora lì c'era l'idea di entrare nella mente di un bambino, per cui sia nella prima che nella seconda serie noi abbiamo fatto proprio un lavoro legato a una traslitterazione dei costumi. Il fatto che sia legato al 79-80 secondo me non è così interessante, ma il personaggio a volte fa una specie di salto mortale nell'epoca, cioè è molto più interessante capire quel personaggio in cui che tu stai costruendo in quale periodo sta meglio. Allora, in qualche modo tu puoi fare un film anni 80, ma se tu pensi al vissuto magari dei 20 anni di quel personaggio, li costruisci intorno a un modo in cui lui è fermo ancora, metti agli anni 60. Allora, per cui il carattere di alcuni personaggi te lo fa portare in avanti o indietro nel tempo. E l'epoca non è poi così importante, ma questo gli americani lo sanno meglio di chiunque altro, perché se vedete anche tutte queste serie che ci sono, tipo Presidential, ci sono dei personaggi che magari hanno 18 anni, ma sono completamente mutuati negli anni 60, alcuni invece nei primi anni 80.
Ognuno si sceglie l'epoca e spesso l'epoca che ti scegli è legata al tuo momento di massimo fulgore, cioè 20 anni, per cui quali sono gli anni importanti di quel personaggio, qual è il carattere, qual è la tipologia di quel carattere, e lì tu costruisci un costume e lo fai rendere vero, appetibile e giusto. Cioè, perché poi secondo me non ci sono tanti costumi, cioè tante scelte da fare, ma ce n'è solo una. Come diceva Deborah prima, se tu togli questo, togli questo, togli questi, i blindati della regia, i blindati della storia, i blindati dell'attore, il costume è uno, non può essere che quello. Ti si racconta da solo. Allora, come sapete, abbiamo forse tempo solo per un'ultima domanda, perché noi a seguire abbiamo la proiezione, anche in onore di Carlo che sta qui, delle due puntate in anteprima di dell'Info, che sono state fatte vedere a Venezia, ce l'abbiamo pure noi, evviva. Però volevo solo passare la parola per introdurre anche la SC, perché giustamente è una realtà italiana. Sì, volevo dire che adesso il presidente della SC, che è l'Associazione Scenografi Costumisti Italiani, che forse voi non conoscete, o qualcuno di voi non conoscerà sicuramente. L'associazione appunto raccoglie i costumisti e gli scenografi, gli arredatori, con gli assistenti e i relativi junior che noi vengono fuori dai nostri corsi. Dopo avete una, sì, che spero che ne abbiamo abbastanza di riviste per andare. È un'associazione, cioè non solo vogliamo tenere alta le nostre professionalità, perché come sapete, o noi oltre a questo bel lavoro che abbiamo di creazione e di cose, poi ci dobbiamo scontrare con delle realtà tremende che sono le nostre produzioni, i nostri produttori, i film low budget, dove non hai un soldo per fare nulla, però li fai perché magari ti interessa il progetto. Però bisogna mantenere una certa, cioè ci occupiamo anche, per esempio, del nostro contratto nazionale di lavoro, del lavoro che è scaduto ben 20 anni fa. Stiamo in questo momento facendo delle grandi lotte, abbiamo fatto dei grandi scioperi, perché dobbiamo salvaguardare il nostro lavoro, che purtroppo sta scadendo sempre più, proprio perché non abbiamo delle regole, non abbiamo, come per esempio invece in America c'è, cioè, la Costume Design Guild, per dire, dove loro tutti hanno delle regole precise, imprescindibili, cioè le paghe sono quelle, vengono rispettate, gli overtime sono quelli, vengono rispettati, cioè ci sono questi problemi tecnici che abbiamo e reali, che mentre negli altri paesi sono stati superati, con l'Italia siamo stati indietro. Ed è per questo che noi cerchiamo come associazione di salvaguardare proprio le nostre professioni, cioè di mantenerle alte, anche perché fortunatamente siamo ancora quelli che vengono più chiamati nel mondo. Ecco, grazie a tutti. Quanti soci? Adesso siamo in 350. 350, siamo la seconda associazione più grande. Devo dire, siamo nati che eravamo veramente poco. Poi noi organizziamo mostre, abbiamo dei corsi SC dove appunto i nostri studenti vengono per dei mesi e vengono a imparare, chiaramente con così poco tempo, però noi cerchiamo di dare il meglio. E ora per esempio abbiamo una mostra importante, che è una mostra dedicata a Visconti Tosi, è una mostra che era già stata fatta due anni fa alla Casa del Cinema, ed una mostra che su Giannini Luzzati sul cinema di animazione, che anche avevamo fatto lo scorso anno Casa del Cinema. E ora la ripropuniamo a Frascati, cioè vogliamo un attimo anche portare queste nostre cose fuori, va bene? E l'ultima cosa, con la SC faremo un altro incontro a New York adesso, una masterclass in collaborazione con i Dali di Donatello il 31 ottobre, proprio per parlare ancora del lavoro dei costumisti italiani nel mondo. Sarà un bellissimo incontro il 31 ottobre. Anche in Parigi. E tante altre cose, sì. Ma leggete la rivista, così ci conoscete. Ne faremo un'altra anche il 5 dicembre, sempre a New York, e questo è molto interessante perché è una collaborazione con
la parte italiana, vabbè, sono io, siamo noi, perché comunque facciamo parte tutti della stessa cosa, ma con un disegnatore, diciamo, che è un concept artist italiano che lavora in America, con quale ho lavorato, quindi... Quale? Christian Cordella. Ah, no, c'è un mio amico d'infanzia. Ah, sì? Ah, sì. E io l'ho chiamato, ho detto, vieni a fare questa cosa con me, perché... Yes, avete lavorato? Io sì, ho lavorato, ho fatto questa serie Mars per National Geographic, prodotta da Ron Howard. Era una serie appunto ambientata nel prossimo viaggio su Marte, quindi astronauti e anche la parte, era una serie, un TV show, ed era una... praticamente anche la parte civile, di cosa queste persone possono indossare quando si trovano in una serie di realtà su un altro pianeta. Quindi cosa della loro vita della Terra portano. Quindi oltre al lavoro sull'uniforme dell'astronauta, quindi uno studio su quello che significa, no? Ovviamente deve essere credibile, anche su questo loro lato umano. E poi è un film con Plummer in Belgio, un regista inglese, insomma. Sì, io ho lavorato molto, ho cominciato presto a lavorare in America perché ci abbiamo girato Cold Mountain, ci ho fatto diversi film, ho fatto anche un film che ha avuto una certa cosa che era Divergent, che era un film di, diciamo, futurista. Sono stato tanti mesi là, sono stati tanti mesi per New Pope che abbiamo girato. E ora fra qualche giorno dovrò ritornare per stare a tanti altri mesi per un altro progetto. Devo dire che l'America è bello lavorare in America perché sono organizzatissimi. Però noi in Europa devo dire abbiamo un altro cuore, come dire. Dovremmo dire delle cose. Dovremmo dire una cosa, secondo me è una grande differenza forse tra il modo di lavorare nostro e il resto anche dell'Europa, non solo dell'America. Noi come costumisti in Italia non abbiamo il production designer. Noi non abbiamo questa figura di tramite con il regista, noi abbiamo un rapporto diretto con il regista. Questa secondo me, nella mia esperienza, è stata veramente una grossa differenza, ma non solo con l'America, ma anche con il resto dell'Europa, perché significa un altro tipo di rapporto, è un altro apporto creativo. Grazie. We're running out of time, but we would like to give the floor again. I have three things to say, quickly. The first thing is, what time is our event tomorrow, and where is it? What time? Where is it in Marseille? Yeah, 11. Tell everybody. Okay. Okay. Se volete domani al Maxi, Deborah Lenz fa un panel con gli stessi costumisti, alle 11 del mattino al Maxi, sì, domani. L'ingresso è libero, così chi vuole andare, yeah. Noi okay. Andremo, saremo lì. Okay. The second thing is that on Friday, this Friday, I'm speaking in Torino at the VIEW conference. The VIEW conference is a conference just for special effects, animation, and gaming. I'm the first costume designer ever to speak there, and I'm talking about hiring costume designers for games and for animation and giving them credit. So I'm going to be looking at 1,000 30-year-old boys, and they're going to be looking at their mother right up on stage. So I'm going to make that speech on Friday. Thank you all of you for coming today. I want to personally reach out to each one of you individually to say when you're covering a film, please speak to the costume designer. The costume designers are brilliant. Don't ask them about the clothes. Ask them better questions than that. It's a brilliant group of people who work with other brilliant people. And thank you very much on my part and on the Academy's part for coming today. Thank you.